Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. E poi arriva il solito grillino, il solito giustizialista a priori, quello che non sa ma giudica. È un po' come tutti noi abbiamo un amico o un'amica che ha quella caratteristica di giudicare gli altri senza neanche conoscerli, di parlare di cose che non conosce. Giudicare persone e fatti senza saperne nulla. E qui è il classico grillino, lui, ex capo politico, l'uomo che sussurra al virus. Chi è l'uomo che sussurra al virus? Chi è l'uomo che ha sconfitto la povertà con il reddito di cittadinanza? Chi è l'uomo dei congiuntivi? È lui o non è lui? Certo che è lui. È Gigino Di Maio il Grande che sul caso Fontana, senza magari aver neanche letto quello che sta succedendo, dice: si passa da prima l'Italia a prima la Svizzera. Che cosa sta insinuando il governatore, o meglio presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana? È morta la madre qualche tempo fa. La madre, dentista di Varese, a due passi dalla Svizzera, non fidandosi del governo italiano, aveva portato i suoi soldi in Svizzera, conti correnti alla luce del sole. E così arriva il solito grillino che dice: si passa da prima l'Italia, prima la Svizzera. Ma Gigino il Grande probabilmente non sa neanche quello che sta dicendo e prende di mira il presidente della regione Lombardia in quanto leghista di spicco. E dice: portare soldi in Svizzera denota poca fiducia nel sistema italiano. È ovvio, è chiaro, perché chi ha fiducia nel sistema italiano? Se, attenzione, con l'idea che c'è anche di fare una bella patrimoniale per pagare i debiti dell'Italia, la mamma Fontana e lo stesso Fontana lasciano i soldi lì, dice: guarda, lasciali in Svizzera i soldi, perché qui le cose sono un po' curiose. Quindi, come dice Gigino il Grande, che ha ragione, portare i soldi in Svizzera denota poca fiducia nel sistema italiano. E certo, la stessa poca fiducia che hanno anche gli europei come gli olandesi, che dicono: ma noi stiamo dando all'Italia, a un paese fallito, dei soldi per pagarci il bonus del monopattino. E beh, la stessa poca fiducia che hanno i paesi europei in noi. Noi stessi nell'Italia non l'abbiamo. E quindi Di Maio, però, lui attacca il governatore Attilio Fontana senza sapere, non sa neanche la magistratura bene quello che è successo. E Attilio Fontana l'ha spiegato bene. Mio cognato, che non ha, da quello che si capisce, non ha questi grandi rapporti. Hanno detto una parola che non la posso ripetere qua in YouTube. I loro rapporti erano un po' ecco, non si può dire, però non c'erano questi grandi rapporti probabilmente. E il cognato ha partecipato a questo bando della regione. Quando Fontana ha visto il servizio in report, ha detto: cosa, mio cognato ha partecipato? L'ha chiamato e ha detto: per favore, trasforma quella fornitura in una donazione. Guarda, ci rimetto io i soldi, te la pago io, ma mi metti in un grosso guaio, ti pago io questa fornitura. E Fontana, dal suo conto in Svizzera, quello della madre, di oltre 4 milioni di euro della madre, paga di tasca sua 250 mila euro per risarcire il cognato della mancata perdita per aver trasformato la vendita in donazione. Naturalmente c'è stata un'ingenuità grossa come un condominio, quella di pensare di inviare dei soldi dalla Svizzera al cognato senza che l'antiriciclaggio. Voi sapete che l'avevo scritto qua, le persone politiche si chiamano PEP, persone esposte politicamente. Ecco, i PEP sono le persone esposte politicamente. A queste persone c'è una luce molto accesa dell'antiriciclaggio. Qualsiasi movimento di denaro sospetto viene passato immediatamente alla Guardia di Finanza che apre le indagini. Chi ha consigliato a Fontana di pagare dal suo conto corrente 250 mila euro verso l'Italia, verso il cognato? Capite che, sapendo poi che la magistratura stava già indagando, quindi è stata un'ingenuità clamorosa per cercare di tappare una falla, si è aperta una voragine.
Quindi un cercare di tappare ha provocato un qualcosa ancora di più grosso. E poi ovviamente arrivano anche i grillini, no? I giustizialisti, quelli che a priori condannano le persone, no? Matteo Salvini a processo, è un sequestratore, ma voi non eravate coloro al governo, avete firmato i decreti di sicurezza e avete approvato con tutto il governo? No, 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 colpevole, colpevole perché non è più con noi, non è più un alleato, è un nemico. Ecco, quindi questo giustizialismo grillino si dimostra in queste cose e le dichiarazioni di una persona comunque in vista come Di Maio, proprio su Fontana, sono penose perché, caro Di Maio, aspetta a parlare, che la magistratura dica è colpevole prima di parlare, poi anche lì poi se dovesse dire colpevole bisogna anche vedere, guardate Berlusconi, quello che gli è successo con gli audio registrati, guardate le intercettazioni di Palamara su Salvini, dobbiamo attaccarlo. Quindi attenzione perché la Lega dice questa è una giustizia alla Palamara, ad orologeria e alla Palamara. Quindi sinceramente su questa vicenda bisognerebbe prendere le distanze e prendere le dichiarazioni di Fontana per buone. Cioè, il governatore dice questo. C'è la presunzione di innocenza, i grillini hanno la presunzione di colpevolezza, non di innocenza. E questo è un qualcosa che denota chi è il prototipo del grillino, chi è il grillino come persona, quali tratti comuni legano queste persone. E qui si vede in tutto il suo splendore il Gigino Di Maio, giustizialista, a priori. E così ironizza sullo slogan della Lega, quello che è prima gli italiani. E loro ironizzano dicendo si passa dal prima l'Italia a prima la Svizzera. Ma si potrebbe dire la stessa cosa anche su lui, il suo partito, il PD, ad esempio, il PD, prima i clandestini. E il Movimento 5 Stelle è prima lo stipendio, ove comunque sempre prima lo stipendio. Voi avete visto che i grillini per rimanere lì e non essere licenziati dalla politica con la fine del secondo mandato, il loro slogan non detto è prima lo stipendio. Anche comprensibile perché perdere 13.000 euro per diventare dei disoccupati della politica è anche comprensibile che prima venga lo stipendio. Però, diciamo, da dove viene la predica, no? Salta fuori Gigino il giustizialista, prima la Svizzera, dice, ma guarda. Non dire niente, che voi siete quelli del prima lo stipendio, lascia perdere, no? Non ti esporre perché ci fai solo una figuraccia. E così l'ex capo politico di 5 Stelle sottolinea la sua valutazione politica, mentre la giustizia poi farà ovviamente il suo corso. Dice, credo che il presidente Fontana debba spiegare qualcosa sul piano politico ai suoi elettori, alle forze, ai suoi elettori, avete capito? Debba spiegare ai suoi elettori. Quindi Gigino Di Maio sta puntando a far perdere elettori alla Lega, avete capito? Che bassezza, no? Al posto che dare un'opinione su quello che è successo, no, lui deve spiegare qualcosa ai suoi elettori. E alle forze politiche che lo sostengono, cioè Fontana deve spiegare a Berlusconi e a Meloni quello che è successo, secondo la testolina di Gigino. Poi dice: critiche sono arrivate anche dal sindaco di Napoli, eccone un altro, no? Luigi De Magistris, che dice: le dimissioni non si chiedono, credo sia un fatto di coscienza, dichiara il primo cittadino. Se Fontana ritiene di non aver fatto nulla, resta al suo posto. Ma se lo fa, credo abbia il dovere di chiarire. Ma infatti, caro De Magistris, ha chiarito assolutamente Fontana e ha detto anche nessuno si permetta di infangare il mio nome. E così Fontana resta al suo posto e chiarisce, ma per De Magistris deve ancora chiarire. Chissà, lui vede cose che noi umani non potremmo neanche immaginare. E poi il presidente della giunta lombarda di una regione che purtroppo ha avuto una tragedia enorme, si è trovato a gestire una situazione difficile, probabilmente con degli errori, ma non sta a me valutarlo.
È la cosa più brutta e su tutto questo viene attraversato da dubbi che ci siano fatti di rilievo penale che riguardano familiari del presidente della giunta regionale e conti correnti all'estero. Già questo è un motivo sufficiente per prendere le distanze politiche da Fontana, dice De Magistris. Ma non ci sono fatti di rilievo penale che riguardano i familiari. I familiari hanno partecipato a un bando della regione, hanno dato una fornitura a fronte di un pagamento che doveva arrivare. Qui non c'è niente di illecito, no? Non c'è niente di penale. Ecco. È solo il fatto che per alcune, diciamo che i parenti di un presidente di regione non possono partecipare a un concorso, a un bando regionale. Ecco, questo. Ma che sia un rilievo penale addirittura, come se fossero dei criminali per aver venduto dei camici, mi sembra un po' eccessivo. E poi i conti correnti all'estero sono dichiarati alla luce del sole. Quindi De Magistris e tanti giornaloni, vabbè, politici come Di Maio, definirli politici è un... vabbè, non mi fate dire cose, quindi diciamo che tutta questa polemica creata e gonfiata è venuta anche sui giornaloni ancora oggi, se guardate sul Corriere della Sera, esclusivo, no? Esclusivo, Fontana aveva preso una multa per il conto corrente a lei, cioè continuano ad attaccare il centrodestra, questo è un attacco politico al centrodestra. Sotto la parvenza di semplici notizie che vengono fuori su un giornale. Ma attenzione, il clamore dato a questa notizia è esagerato, portato in prima pagina con il chiaro intento di danneggiare il centrodestra, di danneggiarlo però in maniera professionale, cercando di non far capire al lettore che loro sono di parigi. Io, noi diamo solo una notizia, te la metto in prima pagina per una settimana, scritta grossa così. E ti faccio tutti gli approfondimenti, le esclusive su un fatto che non è così importante come lo si vuol far credere. I fatti importanti, ad esempio, di oggi sono altri. E soprattutto poi, e le mascherine 35 milioni pagate da Zingaretti, nessuno ne parla? Nessun magistrato ha avuto la decenza di inquisire, di indagare Zingaretti? Perché? Eh beh, perché? Perché? Il perché voi lo sapete. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.